GS Group, il gruppo leader dei multiservizi. Pulizie civili e industriali, sanificazioni, manutenzione del verde e sgombero neve, sgomberi e traslochi. GS Group, www.globalservice.bz.it. Hotel Ristorante Kematen, a Collalbo, nel magnifico scenario dell'altopiano del Renon, a due passi da Bolzano. Nelle sue spettacolari e caratteristiche sale storiche, gusterete il meglio della gastronomia altoatesina, italiana e internazionale. Ideale per pranzi e per cene aziendali, come per ritrovi di famiglia o cene romantiche. Potrete inoltre rilassarvi presso la nostra area wellness Beauty Farm. La vicina chiesetta privata ne fa anche uno dei luoghi più ricercati per matrimoni. La famiglia Untermarzoni e il suo staff vi aspettano. www.kematen.it. Una finestra Internorma ha molte differenze. Ti offre più isolamento e risparmio energetico, ti garantisce più sicurezza, ti permette più scelta di stili. Sfrutta l'ecobonus con Internorma. Vedrai la differenza. Ci sono momenti in cui tutto dipende da te. Ma con il noleggio a lungo termine Sparkasse Auto te la puoi prendere comoda. Hai bollo, assicurazione e manutenzione tutto compreso in un'unica rata mensile. Così ho più tempo per me. Noleggio a lungo termine Sparkasse Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero. Com'è assicurata la tua casa? Casa Sicura 1821 di Tiroler Assicurazioni ti mette al riparo. Puoi trovare i tuoi interlocutori Tiroler su www.tiroler.it. Tiroler Assicurazioni, sempre vicini a te. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su www.tiroler.it. Sciare a Belpiano e Malga San Valentino. Ogni pista un'emozione, con la spettacolare vista del lago di Resia. Giornate indimenticabili, divertimento. E per rilassarvi, provate il nuovo ristorante con specialità della nostra regione. Scopri di più su schoneben.it. Sportivi di VV33, ben trovati a questa nuova puntata di Tempi Supplementari, la prima del mese di dicembre, un mese notoriamente in cui il calcio dilettantistico si ferma, invece prosegue quello in nazionale. Abbiamo visto ieri il pareggio del Sudtirolo contro la capolista Frosinone, che solo per un pelo non è diventata una prestigiosissima vittoria. Si è purtroppo fermata la corsa della Virtus, che peraltro resta prima in classifica in Serie D, nonostante lo stop interno contro la formazione della Adriese. Parleremo di questo, ma punteremo l'attenzione in particolare sul campionato di prima categoria e nello specifico nel girone A, visto l'ospite che abbiamo in studio e che ringraziamo per essere intervenuto, Massimo Bertinato, allenatore dell'Olimpia Merano. Grazie Massimo per essere intervenuto. Grazie dell'invito, anche in un periodo che il calcio altoatesino sta facendo faville, perché tra Virtus Don Bosco e Alto Adige direi che siamo in buona compagnia. Esattamente, avremo modo di parlarne. Prima vorrei presentare un po' Massimo Bertinato ai, diciamo così, più giovani che forse magari non sanno bene di chi stiamo parlando. Sto parlando di un signore che l'altro giorno, guardando su un sito internet, ho letto un bellissimo servizio, un bellissimo articolo sull'Alto Adige, dove c'era scritto: Massimo Bertinato, tanto talento e poca diplomazia. Questo un po' spiega il personaggio, l'ex calciatore che ricordiamo ha militato anche in Serie C. Sicuramente spiega il personaggio e spiega anche quello che cerco di andare a insegnare ai miei ragazzi quando ovviamente li alleno, che hanno bisogno sicuramente di avere, come dire, attenzione a come si comportano, perché chiaramente un allenatore ha bisogno di uomini prima che calciatori. Questa poca diplomazia anche ce la vuoi spiegare?
Ma più che poca diplomazia era poco rispetto nei confronti degli allenatori, perché credevo di essere forse più di quello che ero e non mi mettevo a disposizione di un allenatore. E oggi, come oggi, un allenatore paga per avere ragazzi che siano disponibili a interpretare quello che lui vuole mettere in campo. Tu conosci Pierpaolo Bisoli, allenatore del Sud Tirol? Beh, più che conoscerlo, ovviamente so chi è, so il personaggio. Ieri sono andato anche a vederli. E... personaggio sicuramente intenso e molto concreto. Pensi che il Massimo Bertinato dei tuoi tempi, parliamo inizi anni 80, andrebbe d'accordo con uno come Bisoli, abbastanza un tipo severo? Avrei, diciamo, avrei forse qualche difficoltà per quello che era il mio carattere allora. È chiaro che se avessi avuto magari un contributo in più da parte di qualche allenatore nel comprendere anche per quale ragione avevo un po' di atteggiamenti non consoni a quello che gli serviva in campo, probabilmente magari qualcosa di meglio avrei anche fatto nella mia carriera. Sì, però so un po'. Con i se e con i ma non si intanto va da nessuna parte. Si prende sempre ogni domenica che gioca in casa gli applausi, l'affetto di questo pubblico che ha davvero conquistato a suon di risultati. Ieri ricordo 12° risultato utile consecutivo per l'FC Sud Tirol. Nessuna squadra in Serie B ha fatto come la squadra di Bisoli, probabilmente neanche nessuno lo farà, staremo a vedere. Intanto sono 5 pareggi consecutivi. Cosa ne pensi, Massimo? 5 pareggi è meglio o magari 2 sconfitte e 3 vittorie, se potendo scegliere? Ma è chiaro che con il meccanismo di oggi, dove i 3 punti vengono a premiarti se vinci, un po' di, come dire, di attenzione in più a cercare di portare a casa qualche vittoria sarebbe utile, però è anche inevitabile pensare che 12 partite, 22 punti, una media da primi in classifica. Infatti, sarebbe stato oro ai tempi dei 2 punti. No? E poi ieri, insomma, avrebbe superato anche questa media di 2 punti a partita, che certo ti dà l'opportunità di vincere un campionato, e si è vista sfumare, ecco, proprio all'ultimo secondo. Una vittoria che poteva, oltretutto, vediamo anche magari adesso la classifica, grazie all'aiuto della regia, un successo che avrebbe regalato al Sud Tirol e a tutti posto. I suoi tifosi, addirittura il terzo posto in classifica. Vedete comunque l'FC ancora in zona play-off, l'ottavo posto, anzi settimo insieme alla Ternana. E ricordo che la Ternana sarà il prossimo avversario qui al Druso domenica prossima. Un Sud Tirol che peraltro giocherà nel turno infrasettimanale in programma giovedì, nel quale la squadra di Bisoli andrà nella difficilissima, nonché prestigiosa, trasferta a Marassi contro il Genoa. Adesso allora andiamo a dare un'occhiata, a vedere il servizio sulla partita di ieri, che come sappiamo ha visto il Sud Tirol pareggiare in casa con la capolista Frosinone, una partita che i ragazzi di Bisoli si sono visti sfuggire la vittoria a 10 secondi dalla fine. Vediamo il servizio. È un pareggio dal sapore amaro quello conquistato ieri pomeriggio dall'FC Sud Tirol al Druso di Bolzano contro la capolista Frosinone. I biancorossi sono stati in vantaggio per 95 minuti, salvo poi subire il gol beffa a 10 secondi dal triplice fischio che vale l'1-1 finale. Un'impresa sfiorata che allunga comunque la striscia di imbattibilità dei bolzanini dall'arrivo di Mister Bisoli, arrivata a quota 12, frutto di 5 vittorie e 7 pareggi. I biancorossi hanno giocato una partita ordinata e compatta, senza lasciarsi intimidire dalla forza dei ciociari, che sono stati limitati nella produzione di azioni offensive. Chiaro che l'episodio dispiace che prendi gol, che mancano 10 secondi alla fine, poi lo potevi prendere anche un po' prima. Però eravamo, sono stati bravissimi, siamo stati bravi, ci siamo chiusi bene, abbiamo giocato quando ce l'hanno permesso. Però io non posso che dire grazie a questi ragazzi, perché il 12° risultato utile consecutivo è una cosa di straordinario. Hanno giocato alla pari della prima, perché non ci siamo arretrati. Il match si è sbloccato al 24° del primo tempo, Odogwu controlla bene una palla a centrocampo e innesca Rover sulla sinistra, che con il mancino crossa per la testa di De Cole, che arriva in corsa e insacca per l'1-0. Primo gol in campionato per l'esterno, ottava rete di testa per i biancorossi, nessuno come loro in Serie B. È stata un'emozione incredibile, perché comunque vedi riconoscere sul campo determinati sacrifici, è una cosa importante, vedi il lavoro che fai quotidianamente in settimana ripagato, e dispiace per il pareggio, perché avrei voluto festeggiare l'1-0 questa sera. Per tutta la partita i bolzanini hanno contenuto le manovre offensive dei primi della classe, con Poluzzi che non si è quasi mai sporcato i guantoni. Al 95° però, con la testa dei bolzanini forse già negli spogliatoi, il Frosinone viene ripagato degli sforzi, 75% di possesso palla e 20 tiri totali effettuati, trovando l'1-1 con la zampata vincente di Monterisi dopo un batti e ribatti davanti alla porta biancorossa. Una delusione per la mancata vittoria che ora la squadra dovrà trasformare in benzina per cercare di fare punti giovedì contro il Genoa nella difficile trasferta di Marassi. Non ci lamentiamo, andiamo a Genoa, facciamo la nostra partita e vediamo cosa tiriamo fuori. Però io credo
che su Tirol e questi ragazzi, no su Tirol, questi ragazzi vadano elogiati e dire bravi per quello che stanno facendo. Torniamo dunque al nostro ospite Massimo Bertinato, che dicevamo prima ha giocato parecchi anni in Serie C, in formazioni quali Trento, Salernitana, Venezia e Fermana, ha giocato anche in Serie C1 e C2 con il Trento, ha giocato anche in Serie C2 contro, con il Bolzano. Però diciamo così che per quanto riguarda le formazioni bolzanine c'è un passato anche con la Virtus Bolzano, che adesso è in Serie D ed è prima in classifica. Che cosa possiamo dire di questa squadra, Massimo? Beh, allora, prima di tutto dire che è un progetto che nasce da parecchi anni fa, è un progetto che ovviamente aveva come ambizione di salire proprio di categoria e di portare una società ai livelli o ai massimi livelli regionali, ma anche vicino a quello che poteva essere il calcio professionistico come la Serie D. Cosa dire? Dire che è una squadra costruita con tanti giovani, ieri mi pare che ce n'erano 4-5 sopra il 2000 titolari e una panchina di ragazzini del 2003-2004, per cui tanta ricerca a dare ai ragazzi l'opportunità di tentare di fare qualcosa nel calcio. Possiamo dire che le basi di questo progetto attuale l'avete, ce l'hai messa tu, si può dire un po'. Sì, beh, oddio, diciamo che le basi. Io 6-7 anni fa facevo il direttore sportivo della Virtus Don Bosco, ai tempi all'era del primo anno di Obra come presidente, Zanin come vicepresidente, e poi la Virtus ha fatto quello che ha fatto oggi, prima in classifica. Infatti, non sicuramente per merito mio. Comunque, ma di chi sta lavorando a vederla ovviamente. Questa classifica sempre grazie alla nostra regia, che nonostante la sconfitta di ieri in casa con l'Adriese, la Virtus, approfittando della contemporanea sconfitta della Clodiense, ha mantenuto il primo posto, anche se come potete vedere le zone alte, altissime della classifica sono veramente compresse, ci sono un sacco di squadre nel giro di pochissimi punti. Adesso allora andiamo a vedere questa sconfitta purtroppo maturata ieri all'Internorm Arena contro l'Adriese da parte della squadra di mister Sebastiani. Primo KO stagionale tra le mura amiche della Internorm Arena per la Virtus Bolzano, che ieri pomeriggio ha perso per 3-1 contro l'Adriese in un match segnato da una partenza con il freno a mano tirato per i bolzanini, che già dopo 8 minuti si ritrovano sotto nel punteggio. Angolo battuto dalla destra e colpo di testa vincente di Joè, che fa 1-0. I veneti spingono e al 23esimo sfiorano l'euro gol con Maniero, che dai 30 metri controlla di petto, si gira e lascia partire un sinistro all'incrocio che Bucosse smanaccia in angolo. Al 38esimo l'episodio che cambia il match. La Virtus rimane in 10 uomini a causa dell'espulsione di Isufai dopo aver alzato le mani ad un avversario. Alla fine del primo tempo sono forti le proteste dei bolzanini per un pallone calciato da corner di Bonow che sembra varcare la linea di porta, ma per l'arbitro non è gol. Al 14esimo del secondo tempo gli ospiti raddoppiano, ma il guardalinea annulla per fuorigioco. Al 25esimo la Virtus trova il pareggio. Azione personale di Osorio sulla sinistra che mette in mezzo per Eris Captina che si gira e infila l'1-1. I bolzanini ci credono, ma a trovare il nuovo vantaggio è l'Adriese al 29esimo con la doppietta di Joè. Pochi minuti dopo gli ospiti spengono ogni speranza di rimonta dei bolzanini, segnando anche il 3-1 con Campion, che realizza un bel gol al termine di un'azione iniziata in mezzo al campo. Giocavamo contro una squadra pericolosa, forse sull'1-1 dovevo tenerli più a freno e cercare di mantenere praticamente il pareggio. Siamo una squadra che pensa sempre a vincere, l'allenatore in primis pensa sempre a vincere, volevo aspettare qualche minuto per vedere come andava prima di cominciare a fare un po' di barricate. E vedremo allora se la Virtus andrà a recuperare questa sconfitta, questi 3 punti persi ieri, domenica prossima, quando sarà sul campo del Porto Gruaro, formazione che naviga nelle zone medio-basse della classifica. Massimo, secondo te il campionato è di livello basso o è questa Virtus che è più forte del previsto? No, credo che ci sia un livellamento e ci sia un cambiamento abbastanza importante nel mondo del calcio in generale, no? Si vede anche i campionati del mondo che ormai squadre sono tutte organizzate, certo. Gli allenatori sono tutti competenti. I ragazzi hanno tanta voglia e il calcio di oggi è intensità e corsa e questo livella un po' la qualità. Forse bisognerebbe avere la fortuna, come magari c'è qualche squadra, l'Argentina che ci ha messi, però ce n'è talmente pochi. Per cui la differenza vera oggi te la possono fare dei giocatori di quel livello. E a questi livelli, anche nel livello dilettantistico, ormai le squadre sono tutte organizzate e tutte lavorano
con quantità anche durante la settimana. Approfittando tante anche di scuole calcio, un argomento questo che riprenderemo con Massimo Ortinato, perché c'è proprio il caso di farlo, subito dopo qualche istante di pubblicità per la seconda parte di Tempi Supplementari. Tra poco. GS Group, il gruppo leader dei multiservizi, pulizie civili e industriali, sanificazioni, manutenzione del verde e sgombero neve, sgomberi e traslochi. GS Group, www.globalservice.bz.it. Hotel Ristorante Kematen, a Collalbo, nel magnifico scenario dell'altopiano del Renon, a due passi da Bolzano. Nelle sue spettacolari e caratteristiche sale storiche, gusterete il meglio della gastronomia altoatesina, italiana e internazionale. Ideale per pranzi e per cene aziendali, come per ritrovi di famiglia o cene romantiche. Potrete inoltre rilassarvi presso la nostra area wellness Beauty Farm. La vicina chiesetta privata ne fa anche uno dei luoghi più ricercati per matrimoni. La famiglia Untermarzone e il suo staff vi aspettano. www.kematen.it. Una finestra Internorma ha molte differenze. Ti offre più isolamento e risparmio energetico, ti garantisce più sicurezza, ti permette più scelta di stili. Sfrutta l'ecobonus con Internorma. Vedrai la differenza. Ci sono momenti in cui tutto dipende da te. Ma con il noleggio a lungo termine Sparcasse Auto te la puoi prendere comoda. Hai bollo, assicurazione, manutenzione, tutto compreso in un'unica rata mensile. Così ho più tempo per me. Noleggio a lungo termine Sparcasse Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero. Com'è assicurata la tua casa? Casa Sicura 1821 di Tiroler Assicurazioni ti mette al riparo. Puoi trovare i tuoi interlocutori Tiroler su www.tiroler.it. Tiroler Assicurazioni, sempre vicini a te. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su www.tiroler.it. Sciare a Belpiano in Malga San Valentino. Ogni pista un'emozione, con la spettacolare vista del lago di Resia. Giornate indimenticabili, divertimento. E per rilassarvi, provate il nuovo ristorante con specialità della nostra regione. Scopri di più su shoneben.it. Eccoci dunque in studio per la seconda parte di Tempi Supplementari, nella quale con Massimo Bertinato ci occuperemo del suo Olimpia Merano che, come vedremo tra poco dalla classifica, ha concluso il girone di andata della prima categoria, girone A, al quarto posto dietro a squadre come Rifiano, Sluderno e Nales. Mi pare che la distanza tra la capolista sia di 7 punti. Correggimi se sbaglio, ma adesso vediamo la classifica, appunto vediamo l'Olimpia Merano al quarto posto, un quarto posto che era preventivato a fine andata all'inizio, Massimo. No, l'organico che abbiamo a disposizione è lo stesso che avevamo l'anno scorso e l'anno scorso abbiamo lottato fino alla fine per retrocedere. Diciamo che il lavoro sta pagando e in questo momento stiamo dando dimostrazione di potercela giocare fino alla fine. Diciamo che questo distacco di 7 punti si è ampliato in maniera importante proprio perché l'ultima giornata abbiamo perso contro proprio la prima in classifica, la capolista, sì. Meritatamente, ma abbiamo perso.
Quindi il salto in promozione potrebbe essere già quest'anno, altrimenti potremmo parlarne. Non c'è un obiettivo reale di salto di promozione, c'è sicuramente un traguardo che ci siamo dati, che è quello di dare continuità a un settore giovanile che ormai da anni in questa regione sta facendo tanto bene, no? Ci sono giocatori, un ultimo ragazzo, un certo ragazzo che si chiama Toci, è alla Fiorentina, per cui stanno, come dire, crescendo veramente dei ragazzi in maniera importante in quel settore giovanile. La prima squadra ne sta beneficiando perché abbiamo 6 ragazzi del 2004, 3 del 2005, 4 del 2006 e 2007 in rosa prima squadra. Siamo sicuramente la squadra più giovane di tutta la prima categoria. Ci alleniamo 4 volte alla settimana e questo è quello che secondo me può dare anche un contributo a questi ragazzi per poter crescere, per poter far bene. Insomma, materiale per futuro sembra essercene, lo sperano tutti a Merano e non solo, anche perché ricordiamo i meno giovani come me, per esempio un certo Passirio Merano, nel quale forse tu hai anche iniziato la tua carriera calcistica, che militava anche in Serie D. Manca un po' questo calcio dal lato italiano a Merano, perché ricordiamo che il Maglia Alta comunque gioca in eccellenza, no? Sì, diciamo che manca e questo è il mio obiettivo, la mia missione oggi molto chiaramente è quella di riuscire a riportare un po' i fasti di quello che era il calcio meranese, dove tutti i ragazzi dell'Alto Adige, a parte il voler giocare nel Bolzano, volevano venire a giocare nel Passirio, certo. Merano. Vorremmo ricreare questo, però con un obiettivo che non è quello di andare a investire su giocatori per salire di categoria, ma investire proprio sul settore giovanile. Lavorare bene sul settore. E a questo proposito ci addentriamo nell'ultimo discorso, quello che forse ci interessa di più, perché l'Olimpia Merano è una delle poche società altoatesine a fregiarsi del titolo di scuola calcio e non solo, perché anche scuola calcio elite. Che cosa significa il tutto, Massimo? Scuola calcio elite significa avere una struttura con tutto, una serie di risorse che aiutano i ragazzi a crescere, in qualche misura diciamo patentati, no? Per cui gente che ovviamente ha fatto i corsi che servono per potersi permettere di fregiarsi dell'opportunità di allenare dei ragazzi. Significa avere un numero di squadre adeguato in tutte le categorie, per cui più squadre hai, più viene, diciamo, definito questa graduatoria. E difatti proprio oggi l'Olimpia Merano è prima in graduatoria davanti a società anche come la Virtus Don Bosco, come il Bozen, che sono storiche società a livello altoatesino per il settore giovanile. Ed è, come dire, una prima ricerca proprio di qualità nel settore giovanile, per poi poter dire che siamo in grado anche di formare dei giocatori che possano ambire a fare anche qualcosa nel mondo del calcio. Perché io, come dico sempre, non serve essere per forza nati in qualche società professionistica per diventare calciatori. Infatti. Tite del Sud Tirol lo dimostra. Per cui ai ragazzi bisogna dargli l'opportunità e dargli un sogno. È chiaro che un sogno passa anche attraverso qualità e competenze delle persone che ti aiutano e tanto lavoro, cioè tanta presenza al campo, perché oggi come oggi, rispetto a qualche anno fa, dove tutti i ragazzi, oltre a fare gli allenamenti che facevano, andavano in cortile a giocare, oggi il cortile non esiste più. Infatti. Per cui glielo devi ricreare. Ecco, possiamo confermare, ci siamo stati al campo della Confluenza Merano a seguire una di queste, diciamo così, lezioni della scuola calcio di Merano. Possiamo garantirvi che veramente c'è tanto, tanto lavoro dietro. E a questo proposito vi preannuncio un servizio anche per la prossima puntata di Tempi Supplementari di lunedì prossimo. Quanto lavoro c'è dietro? Massimo, abbiamo pochi secondi per spiegare quanto, perché ci sono centinaia tra atleti, dirigenti, beh, e tecnici, no? Parlando di numeri, ci sono più di 330 atleti, ci sono quasi 40 persone che si occupano di questi 330 atleti, per cui c'è un lavoro infinito dietro che non è mai, come dire, sufficiente per poter garantire tutta la qualità che vorresti. E continuerà ad esserci. E direi di sottolineare anche l'importanza sociale di quello che fate, perché facendo così i ragazzi non stanno a casa a guardarsi il tablet. Sì, questo è un problema che però io dico è ricorrente. Quello che ci piacerebbe più pensare è di riuscire a dare qualche sogno a qualche ragazzo per diventare un giocatore di calcio, perché è uno degli sport, credo, che
Da quello che abbiamo visto martedì scorso posso dire che secondo me ci sono delle buone basi e sicuramente ci sono anche degli ottimi istruttori. Il tempo a nostra disposizione è finito qui. Massimo Bertinato, come detto, la settimana prossima avremo un servizio proprio sul lavoro che sta svolgendo Massimo Bertinato insieme a tutti gli altri tecnici dell'Olimpia Merano, e ringraziamo ancora Massimo per essere intervenuto a questa puntata di Tempi Supplementari. Grazie a voi e spero di tornare con l'occasione di raccontare quanto... Ci vedremo siamo, nel siamo giorno di ritorno, magari, sperando esatto, di vedere già qualche risultato. Grazie allora a Massimo Bertinato per essere intervenuto. L'appuntamento con gli sportivi di Video 33 con il calcio e per lunedì prossimo con una nuova puntata di Tempi Supplementari. Per intanto è davvero tutto, grazie a voi della cortese attenzione e buon proseguimento di settimana. GS Group, il gruppo leader dei multiservizi, pulizie civili e industriali, sanificazioni, manutenzione del verde e sgombero neve, sgomberi e traslochi. GS Group, www.globalservice.bz.it. Hotel Ristorante Kematen, a Collalbo, nel magnifico scenario dell'altopiano del Renon, a due passi da Bolzano. Nelle sue spettacolari e caratteristiche sale storiche, gusterete il meglio della gastronomia altoatesina, italiana e internazionale. Ideale per pranzi e per cene aziendali, come per ritrovi di famiglia o cene romantiche. Potrete inoltre rilassarvi presso la nostra area wellness Beauty Farm. La vicina chiesetta privata ne fa anche uno dei luoghi più ricercati per matrimoni. La famiglia Untermarzoni e il suo staff vi aspettano. www.kematen.it. Una finestra Internorm ha molte differenze. Ti offre più isolamento e risparmio energetico, ti garantisce più sicurezza, ti permette più scelta di stili. Sfrutta l'ecobonus con Internorm. Vedrai la differenza. Ci sono momenti in cui tutto dipende da te. Ma con il noleggio a lungo termine Sparkasse Auto te la puoi prendere comoda. Hai bollo, assicurazione, manutenzione, tutto compreso in un'unica rata mensile. Così ho più tempo per me. Noleggio a lungo termine Sparkasse Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero. Com'è assicurata la tua casa? Casa Sicura 1821 di Tiroler Assicurazioni ti mette al riparo. Puoi trovare i tuoi interlocutori Tiroler su www.tiroler.it. Tiroler Assicurazioni, sempre vicini a te. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su www.tiroler.it. Sciare a Belpiano e Malga San Valentino. Ogni pista un'emozione, con la spettacolare vista del lago di Resia. Giornate indimenticabili, divertimento. E per rilassarvi, provate il nuovo ristorante con specialità della nostra regione. Scopri di più su shoneben.it.